Bentornati cinemerdoni del nostro cuore con i vostri Black e Paco. a una nuova puntata di Saghe a quattro mani. Siccome ieri era Halloween, abbiamo scelto per voi un tema da brivido, anche se non propriamente Sì, horror. anzi, non ha proprio nulla di horror in realtà. In realtà le cose che mette in scena sono abbastanza sullo splatteronzolo Sì, andante. diciamo che come già aveva fatto Argento negli anni 70, cioè di cercare di portare una soluzione visiva e soprattutto la violenza delle immagini sul grande schermo, anche qua torniamo un po' in a quel modo di fare lì e quindi si parla di thriller con climi molto molto terrorifici. Siamo negli anni 90, il thriller ricomincia a prendere una piega molto 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 orrorifica e stiamo parlando della saga di Hannibal Lecter, cominciata nel 91 con Il1991 silenzio degli innocenti di di Damn. Jonathan E che cosa si può dire di questo film? Ovviamente è entrato a tutti gli effetti tra le pietre miliari, ha regalato alla storia del cinema uno dei suoi villain più cattivi ed iconici. Vi ricorderete per forza Anthony Hopkins con la maschera di cuoio. imitato addirittura da Roberto Ciufoli, Sì, dai, cioè proprio proprio da da tutti, tutti, proprio, insomma, dai, tutti. il dottor Lecter lo conosciamo tutti e nel Silenzio degli Innocenti fa la sua prima Ma apparizione. cos'è, perché è tanto importante questo film? Perché in un certo senso ha fatto scuola. Come abbiamo già detto Assolutamente poco fa, sì. in realtà non ha portato niente di nuovo, perché già Argento e Fulci avevano fatto queste cose. Però diciamo che aveva riportato in auge questo modo di fare, da qui sono nati i vari Seven, i vari bruttissimi collezionista di ossa e I vari cose simili. show, So. insomma, diciamo che il thriller comincia a macchiarsi di horror anche in serie A, mettiamola così. Prima era una cosa che era successa prettamente per il cinema di exploitation o comunque di serie B. Arriva veramente nei blockbuster hollywoodiani. Velocemente la trama, l'assassino conosciuto con il nome di Buffalo Bill, che si diverte a scuoiare giovani donne, deve essere assolutamente fermato e sulle sue tracce c'è la Chiamiamola l'agente detective Jodie Foster, Clarisse. Clarice, però più carina, l'agente Jodie Sì, Foster. diciamo così, l'agente Jodie Foster dovrà mettersi sulle sue tracce, aiutata da un criminologo cannibale che poi è diventato celeberrimo nel mondo del cinema con il nome di Hannibal Lecter. Abbiamo sicuramente un thriller che ti tiene in suspense tutto il tempo, ti tiene Sì, proprio con il i fiato ritmi sono quelli sospeso. da noir, quindi non ci sono mai grosse esplosioni di stati Di d'animo, violenza tensione, o anche violenza. azione, se non sul finale in cui Hannibal Lecter si libererà, ma questo è un Esatto. altro Che poi tipo anche di lì in realtà lascia discorso. tutto molto velato, perché di veramente esplicito non c'è quasi È niente. vero, è Quindi in vero. realtà anche qua, forse più che un thriller, per certi punti di vista stiamo parlando più di un noir, comunque sia il confine è molto labile. Beh, è un thriller noir, horror, c'è un po' di tutto all'interno di questo film. Tra l'altro, le gesta di Buffalo Bill sono ispirate al vero serial killer Ed Gein e nel modo in cui invece carica le donne sul suo camion, fingendo di avere il braccio ingessato, è ispirato al serial killer Ted Bundy. Un inizio di saga assolutamente a quattro mani. 10 anni dopo, Ridley Scott, dopo aver fatto il gladiatore, quindi aver fatto il bottone come quello vero, Sempre ispirandosi decide. ai romanzi di Harris, come già aveva fatto Damn prima. Esatto, decide di riportare Hannibal Lecter sul grande schermo con Hannibal. Hannibal, ovvero il sequel esattamente del libro Il Silenzio degli Innocenti. Questa volta abbiamo un film adrenalinico, un thriller d'azione abbastanza movimentato, con i classici temi che stanno a cuore a Ridley Sì, se nel Scott. primo film vediamo più Argento, qua possiamo vedere più Michael Mann, In un per certo intenderci. senso, con una certa dose di violenza anche qua. Ogni tanto ritornano gli spazi angusti di una Firenze molto chiusa in se stessa, che può ricordare per alcune cose addirittura Alien, Sì, per mi viene certe voglia cose di sì, ma dire. anche perché è un film di Scott a tutto tondo. La cosa divertente poi, tra l'altro, di questo film è che fondamentalmente parla di Hannibal che va in giro a fare cose, Beh, più o meno, più in all'incirca. realtà c'è sempre Clarice che si rimetterà A sulle indagare. tracce di Hannibal che è scappato a Firenze. Tra l'altro poi lei lo deduce, se non ricordo male, da un discorso che avevano fatto nel primo film, che lui parlava Sì, di che Firenze. Allo stesso tempo però c'è
un ricco magnate che è stato sfigurato in giovinezza da Hannibal, che lo vede in qualche modo come se fosse innamorato di lui, come se fosse un suo allievo, però allo stesso tempo lo vuole distruggere perché gli ha distrutto completamente la faccia, perché questo qua, ricordiamoci, era un pedofilo. Hannibal sì, ammazza delle persone, ma secondo una propria morale, quindi anche viene fuori anche il modus operandi da serial killer di Hannibal, che, anche, sì, che come cosa è abbastanza interessante. Comunque da, psicologicamente parlando, è un personaggio con tantissime sfaccettature interessante. Tra l'altro la cosa è che questo qua che si è rovinato la faccia non gliel'ha rovinata Hannibal, è lui che gliel'ha fatta rovinare, esatto, dando poi i pezzi di carne al cane in una scena che veramente mette alla prova anche gli stomaci più forti. Sicuramente, perché vi dicevo che abbiamo i classici temi di Ridley Scott? Perché abbiamo l'allievo, il maestro e un rapporto di scontro fra le due generazioni. Abbiamo un maniaco più giovane e un maniaco più vecchio. Poi ci sono anche scontri tipo tra i poliziotti, perché abbiamo la vecchia scuola che c'è Giancarlo Giannini, poi se non sbaglio c'era anche Ray Liotta. Tra l'altro Giannini è corrotto, perché lui vuole catturare Lecter per prendere la taglia messa sulla sua testa da Gary Oldman. Per guadagnarci un po'. Quindi certo, un pochino più intricato per quanto riguarda la trama, non segue il filone del thriller con il mystery, dove bisogna cercare di prendere l'assassino. Sembra quasi più un poliziesco. Sì, mettiamola thriller così. Alla fine, tra l'altro, avremo una situazione abbastanza tesa ed erotica, tra l'altro, tra Clarisse e il dottor Lecter. Insomma, si capisce che tra i due c'è qualcosa, esattamente come in questo film. Scopriamo anche che il cervello con l'erba cipollina è sta buono, molto bene, è anche molto buono. Ma passiamo al 2002 buono, con Red Dragon diretto di Ratner, fresco di Rush Hour 2, tra l'altro, che una cosa incredibile. Abbiamo già parlato di Ratner, tra l'altro, nel video sugli X-Men, perché è il regista di conflitto finale, esattamente. Questo sicuramente non è il più bello della saga, ma è quello che ci piace di più, ma è quello che preferiamo. Ma anche perché qua vediamo che il cattivo, quello della nuova scuola, perché anche qui c'è, tra virgolette, lo scontro vecchia nuova questo scuola. Questo è un prequel, però, eh? Sì, è prequel, è addirittura prima del Silenzio degli Innocenti. Esatto, questo è uscito tra l'altro nel 2002, sì, l'anno dopo di Hannibal, subito proprio. La cosa interessante è che qua vediamo che l'assassino, l'antagonista principale, cerca di redimersi, e questa è la cosa che a un certo punto del film, sentiamola ovvio, così. Perché vabbè, è la solita storiaccia con l'assassino che ha i suoi problemi psicologici per traumi passati e le solite cagate. Ma andiamo con ordine. William Graham, interpretato splendidamente da Edward Norton. No, è vero, perché il Ralph Fiennes è l'assassino. Esattamente, giusto? Interpretato da Edward Norton, appunto, è sulle tracce di un serial killer cannibale che poi scoprirà essere il suo aiutante, il dottor Lecter, e riuscirà a catturarlo. Dopodiché si ritroverà alle prese con l'ennesimo serial killer, detto il lupo mannaro, perché uccideva le sue vittime soltanto durante le notti di luna piena e prediligeva uccidere famiglie, e dovrà farsi aiutare dal dottor Hannibal Lecter a catturare questo nuovo serial killer. Quindi ci riavviciniamo sicuramente al Silenzio degli Innocenti, brutto. Quindi, in un certo senso, forse da quel punto di vista si potrebbe anche considerare un punto debole del film, cosa che in realtà non è, proprio perché è proprio da qui che si spiega il perché nel Silenzio degli Innocenti Hannibal Lecter collabori con la polizia. Senza questo film non lo capiremo, ma poi ci sono tante cose interessanti, perché come abbiamo anticipato prima, qua l'assassino si comporta in modo diverso dagli altri, perché se tutta la prima parte del film lo vediamo come un assassino qualsiasi, a un certo punto vediamo che scopre quello che potrebbe essere amore, scopre quello che comunque affetto nei confronti di un altro essere persona, vivente, di un'altra persona. Infatti a un certo punto lui, tanto fissato con Blake, convintissimo che il diavolo di Blake fosse la vera causa della sua pazzia, convinto di essere posseduto dal drago di Blake, quindi decide di eliminare il suo problema eliminando direttamente il drago di Blake. Cosa interessantissima. La stampa, tra l'altro, andando al museo. Da lì, tra l'altro, la polizia capisce che il serial killer si vuole fermare in qualche modo. E insomma, la saga di Hannibal Lecter sarebbe chiusa qui. Ma nel 2007, anno non tragico, uscito, perché era già uscito la terza madre. Sì, ma poi ne parleremo anche delle tre madri di Dario Argento. Abbiate fede, ma soprattutto pazienza, arriveranno un sacco di grandissime novità. Purtroppo nel 2007 esce Hannibal Lecter, le origini del male, di Webber.
E che cosa possiamo dire? Un regista inutile che ha fatto prevalentemente film TV, che si poteva tranquillamente evitare di fare, anche perché è il regista della ragazza dall'orecchino sul pirla. Sul pirla. Perché la ragazza c'ha il pirla. Ah, ok. Esattamente. Quindi un regista mediocre che svela troppo, come dicevano su Scream, una delle cose che veramente faceva sì che Hannibal Lecter fosse terrorizzante è il fatto che non si sapesse perché mangiava la gente, non si sapesse chi è. Qua invece imbastiamo una storia di avventura con un po' di horror, un po' ma di thriller messo sembra, a caso. Sembra quasi che cerchino quasi di giustificare il suo comportamento più che di spiegarlo, e questo mi ha irritato ancora di più, se comunque, devo essere onesto. Per farvela breve, Hannibal Lecter mangia la gente perché dei soldati affamati dell'Unione Sovietica gli hanno mangiato la sorella. E si fotte la zia giapponese. Esatto, perché lui va a letto con la moglie di suo zio, sua zia giapponese, e comincerà a vendicarsi di quelli che gli hanno ucciso la sorella mangiandoseli con la maschera da samurai. Ragazzi, una cagata pazzesca, assolutamente. Anche questo episodio di Saga a Quattro Mani, lo speciale di Halloween, giunge al termine. Se volete, così vi consiglio un paio di film carini da vedere durante questa notte, magari moderni, anche se Halloween è passato. Comunque vi consigliamo un paio Sinister, di horror. Guardatevi Sinister, Honeymoon, come cazzo si chiama? Honeymoon, sì. The Babadook, vi consigliamo, che è molto carino, assolutamente. Poi quelli di cui abbiamo parlato ultimamente, quando abbiamo parlato in radio appunto della Midnight Factory, It Follows, The Neon Demon, o comunque date un occhio al materiale sfornato dalla Midnight Factory se siete affamati di horror. O di film di genere un po' in generale. Venerdì 27 ottobre siamo stati ospiti al programma Pop-Up, ovvero il programma itinerante e live di Radio Popolare. Siamo stati al tournée di Milano. Abbiamo disputato un incontro di pugilato cinematografico, ovvero noi contro un critico cinematografico. Insieme a Gabriele Gimelli, di Doppio Zero. Esatto, rispettivamente abbiamo noi difeso Tarantino e lui difeso Fincher. Esattamente, ma potete trovare la puntata integrale sulla nostra pagina Mixcloud, e presto arriverà un video su YouTube con il resoconto della serata, girato e montato dall'ingegner Angaroni, che ci ha accompagnato in questa impresa pugilistica. Noi torniamo settimana prossima con un nuovo video di Saghe a Quattro Mani. Vi ricordiamo che qua sotto potete cliccare su tutti i vari link di tutti i vari social, navigate, indagate, disfate, cliccate. Cliccate su tutto quello che potete cliccare, mettete mi piace, supportate il canale. Appena arriviamo a 100 iscritti, nuovo format, questo già ve l'abbiamo detto, e per la prossima settimana toccheremo ancora l'horror e probabilmente saremo in compagnia di un altro youtuber, e finora possiamo dirvi giusto questo, quindi non ci resta altro da dire che ciao stronzi. Ciao, stronzi.